Ciao a tutti, eccomi qua ancora con voi dopo 2 giorni di pausa con una nuova diretta. Rosy, parrucchieri Revolution. E Revolution, sì, l'obiettivo della Revolution è quella di darti capelli wow. È il nostro obiettivo dare a tutti voi capelli da star senza dover andare dal parrucchiere tutti i giorni, sì, perché ci sono momenti in cui possiamo e altri come questa situazione, causa Covid, chiaramente che non possiamo. Allora, sono sicura che anche voi in questo periodo, vabbè, a parte fare scrostare finestre, tutti i lavori che non abbiamo mai fatto, non abbiamo mai tempo. Ci soffermiamo a guardare la televisione, no? Guardare la televisione, le trasmissioni. A me piace guardare il telegiornale, queste trasmissioni che parlano di politica, anche se in realtà non dovrei ascoltarle, però. Volevo soffermarmi sui capelli di queste donne, parliamo di donne. Della televisione, che siano donne dello spettacolo, ma anche giornaliste. Ecco, volevo prendere come esempio la Palombelli. La conoscete tutti, ormai tutti i giorni la vediamo in televisione. Non ha dei grandi capelli, lei già naturalmente non ha una grande chioma, non ha una massa di capelli incredibile. Ma avete notato in questo periodo dove giustamente anche lei, a differenza di altre, non si fa sistemare i capelli, nature, si presenta in televisione nature, non ha dei grandi capelli, ma avete notato come in questo periodo si nota la differenza dei periodi in cui c'è qualcuno che le sistema i capelli e un periodo come questo dove li lava e li asciuga da sola. Presumo che se li faccia da sola, perché per avere dei capelli così sicuramente se li fa da soli. Avete notato qual è la differenza tra prima e dopo? Come si vede che il suo capello in questo momento è trascurato? Ma non è una trascuratezza di adesso. Sì, tu dirai, vabbè, mi guardo allo specchio anch'io, 2 mesi che non vado a farmi il colore, 2 mesi che non vado a tagliarli, 2 mesi che, vero? Vero, molto probabilmente quando tu ti lavi i capelli, quando tu ti lavi la cute, te li asciughi e sei nelle condizioni della Palombelli. Ma non è frutto di questi 2 mesi. Non è che il suo capello, come il tuo capello, è conciato così perché è 2 mesi che non vai dal parrucchiere. Mi spiace per te e mi spiace per la Palombelli, ma quello è frutto di una trascuratezza del tuo capello e del suo capello. Non sono solo 2 mesi che non vengono curati. Ma è una trascuratezza quotidiana che sì, che va avanti da tempo. Un capello che si riduce in quelle condizioni, come può essere il tuo, non è solo 2 mesi, perché anch'io è 2 mesi che non faccio il colore, ho i capelli bianchi, ma il mio capello l'ho tratto nella maniera corretta. E la Revolution ti spiega, ti dice, ti porta sulla strada per avere dei bei capelli sempre, per avere capelli da star, capelli wow sempre, in qualsiasi momento, non solo quando tu puoi andare dal parrucchiere, perché è facile, è bello avere dei bei capelli lucidi. Quando esci dal parrucchiere con la piega bella fatta, magari con il trattamento che ti hanno appena fatto, col colore appena fatto, che il colore appena fatto, anche se usi un prodotto che non è
buonissimo, comunque con la piega, con tutti i finish che abbiamo a disposizione, ti facciamo uscire comunque con un bel capello. Ma è il dopo che si vede che tipologia di capello hai, se è stato curato nella maniera corretta, se è stato trattato nella maniera corretta. Noi della Revolution ti portiamo sulla strada giusta, ti indichiamo la via giusta, l'unica via. Non ci sono diramazioni nella nostra via, è l'unica che ti porta lì ad avere capelli belli, sani, capelli wow. In che modo? Allora, innanzitutto, ora, in questo momento, tu puoi fare due semplici cose. Allora, due le puoi fare subito e una chiaramente in questo momento non puoi perché siamo chiusi. Ma primo, mantenere la tua pelle pulita e idratata e il tuo capello idratato, questo lo puoi fare acquistando i prodotti giusti. Lavi la pelle, lavi i capelli, ti metti il balsamo, invece del balsamo ti metti un buon idratante. Rigeneri il tuo capello, un rigenerante che nei momenti di non disagio come questo lo si fa qui da noi, ma lo puoi fare anche tu a casa. Non devi trascurarti neanche in questo momento, perché dopo la situazione peggiora. E chiaramente il terzo step che in questo momento non puoi fare è mantenere il tuo taglio sempre fresco. Non tagliare i capelli una volta all'anno. Così poi diventi sciatta, perdi la linea, le tue punte si sbriciolano. Queste tre cose devi mantenerle sempre, quotidianamente e tutto l'anno. Se tu la prendi come regola fissa, il mantenere, tanto lavarti devi lavarti. Giusto? Lavarti con un prodotto sbagliato, lavarti con un prodotto giusto, meglio con un prodotto giusto che poi ti dia dei risultati migliori, rigenerarli. Ma soprattutto, appena hai la possibilità, vai a tagliarti i capelli. Mantenere il taglio regolarmente in ordine ti consente anche, quando li lavi tu, di avere una testa ordinata. Questo devi metterlo in pratica, le prime due, mettile in pratica subito immediatamente. Mi raccomando, segui questi consigli se vuoi capelli wow, se vuoi capelli da star. Se invece non ti interessa e vuoi avere i capelli brutti come ce li hai, continua così, peggiorerai sicuramente la tua situazione. Io vi saluto e con me ci vediamo settimana prossima perché questi giorni saranno di Paolo. Ciao a tutti e buona giornata!